Gastronomia, la Lampara, orto e mare, pesce, carne e verdure freschissime, tutto per asporto. Dagli antipasti ai primi, dai secondi ai contorni, tante prelibatezze e specialità, sempre a prezzi imbattibili. Non perdere il giovedì, la porchetta nostrana e durante tutto l'anno, affidati a noi per rinfreschi, cene con gli amici o in famiglia, approfittando dei nostri menu d'asporto a partire da 15 euro. La Lampara è a Pordenone, in via delle Grazie, proprio a fianco dell'Hotel Santin. 0434 24 73 70. Mi mette un po' di musica per cortesia? Non ho lo stereo. Mi canta lei qualcosa? Non so cantare. Me la fischia? La mia banca è differente. Banca di Credito Cooperativo, la banca che sa rispondere anche a te. Arredamenti Neziosi ti offre il meglio dei mobili al giusto prezzo. 4.000 metri quadri di proposte ti aspettano alla Mostra del Mobile di Polcenigo e a San Giorgio di Nogaro. I tuoi soldi sono preziosi. Affidati ad Arredamenti Neziosi. www.neziosi.com. Eccoci in onda. Mandi a Duce il Friuli, esperienza di vita entusiasmante dal Friuli alla Russia in biciclette e in treno. Robonis, alpino coraggioso e temerario. Si tratta di Paolo Ventica, il Fantatchi, professore di lettere classiche, stimatissimo, corso C, liceo Leopardi di Pordenone. Dopo saluteremo tutti. Furlan Doc, Paolo, simpaticissimo. Grazie Paolo, 10 minuti con me. Dunque, che chi a non è il primo viaggio che tu fai in bicicletta, no? È vero Paolo? No, sono per rasuto un par di volte, spazio che una volta l'anno io sento il bisogno proprio di schiampare via. Sono rasuto una volta, tanto in 1000 volt, in Spagna, fino a Santiago, sono tornato in Davour anche. E dopo sei giù dal 2010 fino ad Atene, in Grecia, sempre in bicicletta, sempre da solo. Per me i gruppi sono andati sempre dispari, ma tre a son massa. Sempre da solo. Però dopo chiederemo al grecista stimatissimo gli incontri femminili, perché un calpartista di chi va in Russia in bicicletta non può non incontrare qualche fantasia. Sarai l'unico sfortunato, io Hermes, non sai. Grazie. Allora, regia, ci fai vedere le prime due o tre foto, una dietro l'altra. Ecco questa. Queste sono le porte di ferro sul Danubio, un punto molto delicato, al confine fra la Bulgaria, Serbia e Romania. Passaggio obbligato, bellissimo. Sì. La successiva, vai Enrico, grazie. Qua subito dopo le porte di ferro ho incontrato questi due simpatici rumeni che vivevano trafficando un po' di rottami e di robe. Quel cavallo me ne ha anche tirato su un po' con la bicicletta perché era salita. Ah, ecco, la bicicletta è anche la cavallo. Sì, e la terza, vediamo subito la terza Enrico. Grazie, eccola là. Ecco qui. Qua sono a Costanza perché ho fatto dei pezzi in bicicletta e dei pezzi in treno. Quella dietro lì verde è la mia bicicletta, tutte le volte dovevo impacchettarla per caricarla sul treno. Perfetto. Grazie. Allora, vi stiamo raccontando una storia entusiasmante con un briciolo di ironia anche perché il personaggio viene dalla cultura classica, quindi è abituato, insomma, è un inin a scherzare, è un uomo intelligente, Paolo Venti, e gli chiediamo subito, Paolo, come mai hai deciso di andare in Russia proprio l'estate scorsa? Ma perché si sono uniti così due obblighi, un po' questa idea che dicevo prima di fare un viaggio ogni due anni almeno da solo, un po' di avventura in bicicletta, mi è presa questa passione e la faccio. Però qui per la Russia c'era anche un discorso familiare. Bravo. Cioè, nella mia famiglia, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, due miei zii, cioè fratelli di mia nonna, sono morti durante la campagna di Russia, anzi dispersi in Russia. Da sempre nella mia famiglia ho sentito parlare di questi due giovani, Renato e Riego si chiamavano, quindi avevo come una sorta di obbligo morale. Di andare a vedere almeno debito. I posti, non si trova un più debito, niente. Un debito. Ve l'avevo detto io, di interessanti intuizioni da parte
del signore che è qui accanto a me, che io chiamo Paolo, lo ripeto, è un professore di lettere classiche, insegna, io saluto tutte le tue colleghe, che erano anche tue colleghe, che erano anche mie colleghe qualche anno fa, e lui è nel corso C al liceo classico Giacomo Leopardi di Pordenone. Io non so i Pilà, ma Paolo Alecio Mocchi. Enrico, ci fai vedere le prossime tre fotografie? Siamo a Bucarest, vediamo un po' che cosa ci passa il computer. Eccolo là, questo è... Oh, questo sì. È il palazzo di Ceaușescu, sì. Bucarest, sono passato giù per la Romania, in realtà gli alpini hanno fatto un giro diverso, sì, quando sono andati. Sì. Questo è il palazzo di Ceaușescu, ha spianato mezza Bucarest per poter tirare su questa specie di cosa enorme, mostruosa, un po' il simbolo del potere, della dittatura, potere, insomma. Sì, il culto della personalità, no? Quella successiva, Enrico, siamo lungo questa le vie... è un po' più simpatica, diciamo, sono con la bicicletta sempre a Bucarest, qua ho ripreso, c'è una specie di ciclo turistica lì a Bucarest, affittano biciclette, ho fotografato la mia vicino alla loro, per bicicletta, insomma, per ricordarmi come si dice bicicletta in rumeno, ecco. In rumeno, sì. Grazie. La terza fotografia, che è una distesa, vediamo un po', eccolo là. Qua sono arrivato finalmente, la prima tappa era il Mar Nero, sono arrivato a Costanza sul Mar Nero e per me anche qui c'era una sorta di terzo obbligo morale, volevo andare a vedere Tomi, dove è stato esiliato Ovidio. Questo è un po' in tuo onore, Hermes, che insegnavi latino. Ne parliamo. Quindi questo è il Mar Nero. Era, ecco, sì. Dove il grande Ovidio, che ha insegnato l'arte di amare ai giovani e soprattutto alle fanciulle della Roma di quel tempo, però dopo alle latte sgarfate a Romisca non le avevi là e l'hanno mandato, come si diceva, in esilio. Ascoltami Paolo, tutto bene, dubbiel, ma qualche difficoltà, come si dice, qualche intoppo l'hai avuto, hai incontrato. Rispetto ai due viaggi precedenti, questo era più corto, cioè 1400 km ho fatto in bicicletta invece di sui 2002. Però ma più difficile, nel senso che una roba che mi mancava era il mar, perché parsi in Spagna o parsi in Grecia, tu hai sempre il mar, qui proprio d'ondia, e allora tu ci sei più sicuro, non saresimo di. Chi invece era proprio continente, cori, miece alle chiere, si miece ai chiams, non dispaura, però besol, la lingua non tu capis nuia, inglese, italiano, vi, nuia, o ti chiacchieri, furlan, sì, un di difficoltà, qualche in questo momento senso, di sgomento, di timore. Dopo se tu rompi la bicicletta là, sono fastiei, perché i tox sono sicchiati, e allora è un'incomplicata, sì. Bellissimo. Grazie Paolo per questa sensibilità così lievemente ironica che ci stai dimostrando e ci stai rivelando. Allora, la fotografia successiva, Enrico, è il nostro regista, eccolo qua, questo è il grande Ovidio. Questa statua è identica, precisa, proprio il calco, anche a Sulmona, dove è nato Ovidio. C'è un bel museo a Tomi, a Costanza, attuale Costanza, insomma. E ho visitato la città, ci si sta a mezza giornata. Poi c'è un bellissimo museo con un mosaico enorme vicino a questa. E poi ho costeggiato il Mar Nero fino, diciamo, al confine con la Bulgaria, perché c'erano altre cose interessanti dal punto di vista archeologico. Poi sono tornato indietro, ho rifatto il Mar Nero fino al delta del Danubio, vedremo dopo alcune fotografie. E dopo ci avviciniamo anche al tema centralissimo di cui il professor Venti ha fatto menzione all'inizio, esordendo, cioè il famoso debito affettivo, il legame morale con due zii che hanno lasciato la vita là sul Don. Enrico, andiamo avanti con le prossime tre fotografie. Vicino a Tomi è la casa qui è come dormivo più o meno, portavo nella tenda questa specie, portavo sulla bicicletta questa specie di tenda blu. E tu dormivi lì sotto? Chiattavi un contadino, chi domandavi da chi potevi dormire, o chi è chiattato un gentilissimo, un giovane, mi ha tenuto vivo, mangiato e bevuto tutta la notte, e l'ha poi dormito via, in chiavai, vaties, fede, sator. Nico, dignitosissimo. Che bellezza, bravo, mi piace. Poi ti farò una domanda ben precisa. Allora, Ovidio l'abbiamo salutato e adesso è il poeta, e adesso andiamo al potere politico, andiamo a Traiano. Ecco, avevo fatto quel giro a cui accennavo prima verso la Bulgaria, perché c'è questo monumento enorme, una cittadina si chiama Adam Clisi, è un monumento a Traiano. Traiano ha conquistato la Romania,
verso il 1000, cioè verso il 105-106 ha finito la conquista, si è fatto erigere questo monumento e sono arrivato fin lì. Le racconto un aneddoto brevissimo: avevo incontrato in Serbia un ciclista come me tedesco e dopo più di 2000 km di strada l'ho ritrovato qui. Mamma mia. Proprio abbiamo fatto due strade diverse, lui per la Bulgaria, perfetto, io per la Romania, e ci siamo ritrovati davanti a questo monumento. Al monumento. Dei piccoli miracoli del viaggiare. I piccoli miracoli del viaggiare. Ecco, regia, la successiva io credo che sia di un colore vivacissimo, straordinario. Adesso la vediamo la foto e ci ricorda anche dei film famosissimi, ah, no Paolo? Sì. Sì, questi qua, sono? Questi sono girasoli, cioè Romania e anche Ucraina hanno distese di girasoli enormi. È il paesaggio che tu in bicicletta percorri per centinaia di chilometri. Hai campi che sono lunghi 4 o 5 chilometri l'uno. Sì. Vedi trattori, quando era il periodo della mietitura del grano, sei trattori in parallelo che andavano via e ci mettevano 20 minuti per arrivare alla fine del campo, uno spettacolo unico. Solo che in bicicletta tu hai questa cosa che dura per un'ora, sempre uguale, sempre uguale. Però splendido. Vi stiamo raccontando il viaggio di Paolo Venti, il signore che è seduto qui accanto a me, viaggio recentissimo, dal 4 luglio 2012, insomma qualche mese, in Daur, fino al 25 luglio. E so il morning strax, in modo da riposare. E tu sei il strax, sì? No, ma è un modo di dire, naturalmente. Ascoltami, tu sei slat in treno e dopo in biciclette. Di che bandi là, bene, stai in tutto il mondo, e occhio là, ma esiste differenze, la via Paolo, in treno e in bicicletta? E in treno è tutta un'altra avventura. E ti dico, intanto tutte le volte dovevi da smontare la bicicletta e chiamare la sua, era sempre un'impresa, no? Ma dopo, in treno, soprattutto in Russia, anche se distanze, se enormi, no? E allora mangi, vivi in treno. Vanno in su con queste borse a Vierzyn, si dividono fra di loro il mangià. Dopo ogni stazione sono vecchiute che ti vengono dalla roba e tu mangi dentro, tu fai amicizia, tu stai anche a 2-3 dischi in treno. E tutti i treni che partivano per la Siberia, Irkutsk, che arrivavano in 3 giorni dopo. Quindi è un monte il treno in Ucraina e Russia, bellissimo. Anche con qualche piccolo disavventura, insomma. Avevi questa bicicletta, una volta si è montata su, ogni vagone ha una femmina che gestisce, insomma, il vagone, e non sapevi chiacchierare, mi ha fatto mettere la bicicletta in un cantone, e la papà voleva che io dormisse con la bicicletta dalla cucetta con me. E dovevo dormire tutta la notte con la bicicletta, abbracciata la bicicletta, atti che femmines, con la bicicletta. Beh, insomma, la bicicletta è al femminile, sì. È al femminile. È un po' più scomoda, però. Un po' più scomoda. Grazie Paolo. Enrico, ci fai vedere le prossime tre, così in sequenza, il Danubio. Il Danubio. Delta del Danubio. Romanticismo. È uno spettacolo. Sì. Lì ho proprio dormito, ho montato la tenda sotto il primo albero che ho trovato, perché era tutta bella quella zona lì. Sì. È un parco naturale enorme, l'hanno ormai protetto anche dall'UNESCO, eccetera. E lì il fiume scorre lentissimo, è veramente una pace, anche un silenzio. Poi è un ambiente per il bird watching bellissimo. E arrivarci in bicicletta è bello perché giri in mezzo a queste paludi. Grazie. Cose. Eccolo, questo è il delta. Sì, questo è bello perché gli alberi sembrano proprio sospesi su delle palafitte, no? Il Danubio ogni tanto sale di livello, mangia la terra sotto e vedi che gli alberi sono sopra le radici scoperte. È una cosa bellissima. La Mitteleuropa, no? La Mitteleuropa. Ecco, la didascalia, la didascalia della foto successiva dice: io in tenuta da ciclista e fin qui ci siamo, però l'aggettivo è disperato. Perché soprattutto in Ucraina c'erano dei punti, in Romania ero abituato che ogni 20 chilometri c'era un paese per chiedere acqua, eccetera. Ogni 20 chilometri. Sì, quando sono arrivato in Ucraina diventavano 40 chilometri, non riuscivo a far bene i conti, c'era un punto questo in cui mi mancava l'acqua, cioè non riuscivo a trovare acqua da nessuna parte. Avevo sete perché c'erano 30-32 gradi
E veramente lì non dico paura, però stavo per buttarmi dentro un fiume a bere anche acqua sporca perché non ce la facevo più. Sì. Ascoltami Paolo, ti è mai venuto un nenin di mal di giaffo, un nenin, non potevi dirsi altri robi sì. In quel momento, chi? Siamo in fascia protetta, ma un nenin di mal di giaffo, diciamo ne pastigliute? No, mal di stomaco creati, mal di stomaco. Esce la farmacia? Là, sì, è la farmacia. Sì, ma non so esulta, ti passa da sotto, si fermi ogni tanto, ti passa. A ti passi con tutto il rispetto, per carità, per i rumeni e gli ucraini che ci stessero ad ascoltare. Ascolta Paolo, ricordi vivi delle città. Se dovessi dirvi adesso una parola, no? Le città attraversate, si tenga conto che te le hai attraversate in bicicletta, voglio dire, a piedi. Non a velocità. Sostenuta. No, la bicicletta ti consente di entrare nella città, di vedere anche però senza perdere troppo tempo, sì, perché avevo mezza giornata. E no? Tu vai. Per Kiev, per esempio, è una città secondo me bellissima. Chi volesse andare a Kiev è uno spettacolo. Ci sono delle chiese, San Vladimiro, ci sono delle chiese meravigliose. Ma anche Odessa, Kharkiv, Bucarest stessa, anche se è una città enorme, poi in qualche maniera ha avuto questa dittatura lunghissima, però è una città che ha tante cose interessanti. Però forse i ricordi che mi sono rimasti più impressi di questo viaggio sicuramente sono, come sempre, la gente. Cioè, ho incontrato delle persone che mi hanno ospitato a casa, che mi hanno dato da mangiare, mi sono ubriacato con un ucraino una sera a casa sua. Ecco, la gente, quando si gira in bicicletta, il bello è questo, che sei indifeso e quindi la gente ti prende un po' come se dovesse proteggerti, no? Concetto ti porta a casa sua, e la cosa più bella è quella, secondo concetto me. Concetto molto, molto, molto interessante, e poi noi apprezziamo anche la sincerità, insomma, la sincerità. Di fronte a un professore di latino e greco come te si dovrebbe dire l'onestà intellettuale, che paraulone grande, no? Però la sincerità di quello che Paolo ci ha appena raccontato. Ascolta, Enrico, regia, andiamo avanti con le prossime tre, così, eccola là, la bicicletta. E questa è la disperazione della mia bicicletta, questo è un errore mio perché ho fatto sia quello in Spagna che quello in Grecia con lo stesso copertone, mi sono dimenticato di cambiarlo, e proprio stavo entrando in Russia, mi si è tagliato. E ho dovuto fare gli ultimi 300-400 chilometri legato così. Sì, che era una cosa che mi faceva un po' ridere, però aveva però anche un suo rischio, diciamo così. Dopo lì non si trovano pezzi di ricambio, quel tipo di copertone lì non c'era modo di cambiarlo. E sono tornato a casa così, insomma. Grazie Paolo. Andiamo, regia, perché adesso c'è un signore, c'è un volto maschile. Siamo ancora in Ucraina, come si dice, eccolo qua. Questo è quel signore Cirillo. Ucraino, sì, Kirill lo chiamavano lui. È quello che mi ha inseguito con la macchina, mi ha caricato proprio dentro, quasi a forza, non capivo perché parlava appunto ucraino, mi ha portato a casa e mi ha tenuto a dormire lì. Fino a l'una di notte lui ballava, due o tre amici li ha fatti venire e sono andato a dormire ubriaco anch'io. Amici. Aveva una figlia, non ho capito se volesse sistemarmi con la figlia, ma poi a un certo punto è sparita questa ragazzina qua. Ragazza. E siamo rimasti noi maschi a ballare. Ha già fatto paura. Odessa, regia, Odessa. Andiamo a Odessa con la prossima fotografia. Questa è la scalinata Potiomkin, quella della corazzata, no? Sì. Qui è quella dove si vede scendere la carrozzina nel film. Sì, no? Ecco, Odessa è anche una città meravigliosa sul Mar Nero, è un porto. Ecco, qui le donne sono veramente fantastiche, le donne più belle, Erme, sono a Odessa. Intanto, allora, rientriamo pure in studio, grazie per chi si fosse sintonizzato. Anche i professori di latino e greco hanno un'anima e di fronte all'eterno femminino, come dice il poeta. Allora, qui siamo a Odessa, Paolo Venti, testimonianza, giuramento di un uomo di cultura classica, quindi non può che essere vero, di Bibielis son Ucchi. Sì, ma infatti postata in Ovidio non mi sarei slamentata tanto io la via, eccolo sarei stato lì, buon culetto. Eccolo là. Sì. Grazie, ascolta. Allora, le paure hai detto di essere solo, cioè hai avuto sgomento, insomma, il Monte alle Grandi, Paolo. Sì, ho visto quanta vengnot.
non avete nostalgia dal Friuli, eh? È un inzi. Dopo vedete una roba dal Friuli, lui non si chiama vin, nessun posto. Il primo vin che ho bevuto all'estate sul Mar Nero, mi mancava il vin, suri. Non me birra tu chiati da bevi, comunque. Qualche piccolo incidente mi è capitato, robe non importanti, ma per esempio sulle frontiere. Sì, io ho sempre avuto un indice di paura quando sì, arrivavi dalle frontiere. Sì. Ma sì, mi è capitato in Ucraina, fa 120 km per passare in Russia, mi viene anche consigliato, va la UV, le giuste, eccetera. E arrivi UV e che nella frontiera mi dice qui non si passa. Cioè non si passa perché qui solo ucraini e russi. E ho dovuto ritornare indietro 120 km in bicicletta per prendere un'altra frontiera, vuol dire perdere un giorno intero, sì, fare 120 km di strada sì, inutilmente, e non c'è verso, neanche con i 50 euro con cui si riusciva a passare una volta, oggi non si passa più. Niente. Allora, andiamo avanti, regia, perché arriviamo, beh, abbiamo ancora 15 minuti, quindi, e siamo già, allora, siamo a Kiev adesso. Sì, questa è la... questa è una basilica. È la basilica, sì, è una Kiev, basilica, mi pare di San Vladimir. San Vladimir. Sì, sì, sono a bellissime, Kiev, hanno queste cupole a cipolla, sì, fatte in rame, sono splendide. Bella. E... la successiva, Enrico, ricorda una tragedia, no? Il nostro regista. Sì. Ecco, lì proprio a Kiev sono andato a visitare al ritorno, così, il museo di Chernobyl. L'hanno fatto proprio al secondo piano della caserma dei Vigili del Fuoco. E, centinaia di Vigili del Fuoco di quella caserma poi sono morti sia nell'immediato sia in seguito alle radiazioni. È un museo stranissimo, cioè è una cozzaglia di tutti gli oggetti. Hanno cercato di ricostruire gli ambienti, le stanze dei bambini attorno a Chernobyl, che è stata appunto tutta la zona evacuata, no? Ed è, sono 4-5 saloni enormi di un disordine apocalittico, ma volutamente così, con tutte contro le radiazioni, tutti i nomi dei bambini incisi sul muro. È emozionante da vedere, veramente suggestivo, emozionante. Sì. Suggestivo. Grazie a Paolo Venti. Con le fotografie successive, sono due, ci dovrebbero essere dei volti femminili. Ma questo è simpatico, c'è scritto Kvass lì. Kvass. Kvass è una cosa che ho scoperto, non sapevo esistesse, è una specie di birra, cioè un distillato di segala, no? Buonissimo, e lo vendono le donne dietro. Ah, ecco, si vede. Si vede una donna. Hai sentate in bande su che sì, c'ha delle utero. La vendi in questi gossi di una roba scura, al sapore di birra però un pi brusata, come? Sì, sì. Buonissima, dopo d'estate le chialti, via te la vendi in prestito. E te la vendi in prestito. È bellissima, è una bella roba. Bellissimo. Dalla birra al pesce che è quella... Oh, lì che hai la fantata. Pesce secco, Paolo. Io, da dire la verità, mi ero fermato perché l'era scritta Racchi. E Racchi io pensavo che fosse una roba da bevi, un'inalce alcolica, perché avevi sete. Invece Racchi a lei il pesce, no? A lei vi sing sul delta del Danubio, che sto king mo in Ucraina, sulla banda dall'Ucraina. E a Secchin che tu pesce, ti lo vendi in strada, tu lo mangi su un tocco di pesce secco e tu bevi da vodka. Chi era la nonna, la figlia e la gnieccia. Ecco, però te ci fai vedere solo la nonna. Solo la nonna. No. E qui, molto simpatico, sapevano due cose, una cosa di italiano, mi hanno cantato la canzoncina Un italiano vero. Sapevano solo quella. Bellissimo. No, insomma. Mi hanno accolto con un italiano vero. Un omaggio, sì. Ecco, adesso ci avviciniamo negli ultimi minuti alla parte, insomma, non è irriverente e neppure irrituale, dire all'aspetto più serio, sicuramente a quello che ti tocca. Ma nella vita è tutto metà serio, metà... Intanto noi ti ringraziamo. Ascolta, oltre al tuo amico che ti ha tenuto lì tutta la notte e avevi fatto una ciocca insieme, i tuoi dite, sì, che è il di prime, hai fatto anche qualche altro incontro speciale. Viaggiando si fanno incontri. Perché io poi, fra l'altro, dormivo metà in tenda, metà in questi ostelli per i giovani, quindi lì incontravo, ero sempre più vecchio di tutti, ma non importa, incontravo questi studenti universitari dalla Germania, dall'Inghilterra, quindi incontravo tanta gente. Però mi ricordo un incontro bello a Kharkiv, che è proprio l'ultima città ucraina prima della Russia. Ero in banca per scambiare così dei soldi e a un certo punto mi viene il direttore della banca a chiedermi un'informazione così su che tipo di cambio volevo fare e mi è scappata una parola italiana, devo aver detto qualcosa in italiano. E lui mi ha risposto in italiano, sapeva l'italiano perfettamente.
E gli ho chiesto, stupito, no? Come mai parla italiano qua in Ucraina? E io negli anni 80, dice, facevo un lavoro strano. Che lavoro facevo? Accompagnavo italiani in Russia a vedere i luoghi della ritirata. Cioè, senza che io cercassi nessuno, mi è comparso questo signore che faceva esattamente quello che serviva a me. Cioè, 30 anni fa, accompagnava i reduci a visitare i posti. Stupendo. E mi ha raccontato delle cose anche così inedite sulla ritirata di Russia. Allora, Nikolaevka, con l'immagine, la foto che sta arrivando, eccola là. Eccola là. Paolo. Eccola lì, è un monumento perso in mezzo ai campi. Nikolaevka era un po' la mia meta, no? Nikolaevka è l'ultimo punto in cui gli alpini hanno... Cioè, l'ultimo punto che gli alpini hanno dovuto sfondare, diciamo, per poter arrivare alla libertà, e quindi in Ucraina, no? E questo monumento dedicato appunto ai caduti italiani, curiosamente non l'avrei trovato mai, perché è 4 o 5 chilometri fuori dalla città, perso in mezzo ai campi di mais, e una signora che era in macchina con le figlie si è offerta a lei di accompagnarmi, lei in macchina davanti, io in bicicletta dietro, non sapeva neanche lei, poi l'abbiamo trovato dopo un'ora, ed è il monumento che ricorda i caduti italiani dell'ultima battaglia praticamente della ritirata di Russia il 26 gennaio del 43. Del 43. Ascolta Paolo, allora a questo punto siamo in Russia, evidentemente siamo entrati idealmente, concretamente, certo, non solo metaforicamente come si dice in Russia. Allora, le tracce, che cosa rimane? Tu alpino, che cosa hai trovato? Degli alpini di Duci Furlans e non nomi Furlans che là sono arrivati. Sì, io ho fatto un po' il cammino al contrario, cioè dal punto della salvezza, diciamo, sono penetrato fino al momento, al punto in cui è iniziata la loro tragedia, diciamo, cioè la fino ritirata al Don, sì, punto in cui c'è la confluenza con fra il Don e la Kalitva, insomma. Sì. Sono un 150-200 chilometri di Russia. C'è qualcuno che l'ha fatto negli anni passati addirittura d'inverno a piedi, attraversando a piedi da solo tutti i viaggi, insomma, tutti i villaggi. E lì ci sono vari monumenti che si vedono, però sono soprattutto chiaramente monumenti di parte sovietica. Ogni villaggio ha il suo monumento ai caduti, commemorativo, scritte in cirillico ovviamente, l'elenco dei caduti. Lì è imbarazzante perché quel po' che capisci che per loro è la liberazione dal nazismo e dal fascismo. Dopo ne vedremo uno di questi monumenti, eccolo qua, questo è proprio sulla facciata della stazione di Livenko. Livenko è Nikolaevka, la stessa città sostanzialmente, e qui quel po' che si riesce a leggere c'è un fascistica nella penultima riga, quindi la liberazione, 26 gennaio del 43, per sì, loro sì, è la data della cacciata. È la penultima parola, sì, sulla penultima, destra, esatto, sì, anche si può anche quindi questa, sì, immaginare. È testimonia il nostro passaggio, però diciamo, come dire, dalla parte del nemico. Dalla parte di coloro i quali sono stati, esatto, in base, esatto, dalla parte, esatto, degli indigeni, sì, dei locali. Però come testimonianza la più bella, se mi consenti Hermes, sì, vai. Proprio mentre uscivo da Nikolaevka, un vecchietto che avevo chiesto informazioni così, mi ha inseguito, mi ha trovato 2-3 chilometri dopo in macchina, perché gli avevo mostrato, siccome non sapevo parlare, andavo in giro con un libro, con un libro sulla ritirata di Russia, e sulla copertina c'era la fotografia di questi nostri poveri alpini che marciavano nella neve. Quando volevo far capire cosa cercavo, mostravo questa fotografia, sì, no? Sì. Sto vecchietto ha capito. Sasha? È Sasha? Sì, è la prossima foto, Enrico, vai pure. Praticamente mi ha inseguito. Eccolo là. E mi ha caricato sulla sua macchina, che è questa, ha voluto a tutti i costi portarmi per una decina di chilometri lui, e poi mi descriveva, no? Mi diceva, quei campi che vedi qui intorno, capivo dai gesti, sono tutti più che pieni altro, di... qui mi diceva, correvano gli alpini, mi faceva cenno, correvano a gruppi sparsi, in maniera disordinata come potevano, verso Nikolaevka. Poi mi ha detto una frase che mi è rimasta, mi dice, italianski niet soldaten, cioè non erano soldati gli italiani, cioè nel senso che erano povera gente che andava così. E invece poi mi diceva, naturalmente, tedeschi cattivi, perché i tedeschi lì erano ancora armati, i tedeschi ancora erano una forza di occupazione pericolosa. E quindi mi è piaciuto sentirlo anche da qualcuno che l'aveva sentito dai suoi genitori. Ascoltami Paolo. Tu sei stato là in estate, dai primi di luglio al 25, poi sei tornato in aereo qui, io nei miei sì, appunti. Sì, da Kiev. Sì. Da Kiev. E in estate, quindi per me... Lo vediamo lì, il tuo amico caldo, Sasha, all'Alimani Curti, sì, Dunce, sì, Alecial. Sì. Ma d'un vier se moteria, Paolo.
Io ho letto un po' di libri prima di partire, no? E all'era terribile, eri manco il 35, manco il 40. Non sai se si può sentire queste robe, ma si può salpingare, se non potevi neanche a zappissare, scusami, nel senso che avevi da fare tale braghessa, perché automaticamente si congelava, la pipì si congelava mentre la facevi, cioè temperature assurde, moltissimi morivano mentre camminavano, semplicemente sedendosi restavano lì congelati, cioè non si riesce a immaginare veramente cosa deve essere stato marciare senza mangiare, scarponi di cartone. Ma per carità. È una cosa, dalle descrizioni è incredibile. E sono ridotti, chi stai, la DCO, che hanno mandati al PINS là, in che maniera chi ha morito. Sono passati 70 anni, Dio non sguardi, come si dice in Friul, non stiamo là a sgarfare da questi robis. Alessandro, ce l'hai in quasi, abbiamo ancora 5 minuti. Sei a chiste Paolo? Poste sì. Dell'esercito, poste del 43. Delle forze armate, sì. Perché nella mia famiglia sono rimasta, ha conservato mia nonna una quarantina di lettere che appunto questi zii scrivevano dalla Russia. Poi se Hermes mi lasci leggo due righe, giusto per dare un'idea. Ma tu puoi leggere subito, sì, no. 4 minuti, sì. Non danno grandi testimonianze storiche, ma semplicemente per dire di questi poveri giovani di 20 anni. È una testimonianza, comunque. Carissimi genitori, qua siamo il 16 dicembre del 42, quindi pochissimo prima che cominciasse la rottura, diciamo, del fronte, no? A Natale già erano sotto l'attacco delle truppe sovietiche. Carissimi genitori, anzitutto vengo a voi accennandovi che tutto procede bene. Dicevano sempre che procedeva bene tutto, fra l'altro mandavano a casa i soldi che ricevevano, no? Come al solito, la salute è ottima, il morale è sempre buono e siamo pure accompagnati da un tempo magnifico. Figuratevi, questi giorni la neve sta sciogliendosi, una cosa mai vista in Russia. Renato, poveretto, non ha ancora ricevuto il suo pacco. Il guaio è che ha cambiato reparto. Perciò devo girare un po' dappertutto prima di essere nelle sue mani. Ora è aggregato a un altro reparto. Genitori, non dubitate, passeremo l'inverno senza soffrire e senza tante tragedie. Dovete capire che dove si trova l'osso duro si lascia perdere e così faranno quest'anno i signori russi. Ora vi lascio, sì, perché erano, come dire, caricati anche poi della propaganda fascista del periodo, tutte le lettere hanno il timbro della censura, bisognava scrivere in un certo modo. Ora vi lascio salutandovi tutti caramente, salutate la Delia, la sua sorella, la mamma, abbraccio. La mamma non mangia mai. Grazie Paolo. Allora, facciamo così, Enrico, regia, negli ultimi minuti, ultimi tre, adesso ci passi le 4 fotografie. Eccola, questo è un asilo. Questo, no? È l'asilo di Rossosh, la città che era diventata la sede del comando delle truppe italiane dell'Armir in Russia. Gli alpini nel 92-93, l'ANA, sì, con l'allora presidente Caprioli, ha voluto, sì, costruire, non un monumento, è stato bello non costruire un monumento al ricordo della guerra, ma riallacciare le relazioni fra Italia e Russia proprio coi bambini. È l'asilo costruito dagli alpini, questo lì. Rossosh, sì. Rossosh. Contiene, ecco, negli scantinati anche un museo. Questo è il cimitero di Rossosh, c'è questo monumento invece sia ai caduti italiani in Russia, è fuori dal cimitero di Rossosh. E una giornata di pioggia. E qui l'ultimo giorno pioveva talmente tanto e io proprio non ce la facevo più, gli ultimi 20 chilometri, devo ammettere, li ho fatti in taxi. Mi sono fatto portare sulla Kalitva, che era proprio l'affluente al Don, e il punto in cui è cominciato l'attacco sovietico alle truppe italiane. No? Questo è il Don. Questi sono i miei, cioè, i due zii che sono appunto rimasti. Diego e Renato Milan. Milan, sì. Milan. Sono dispersi, dispersi non si sa in Russia. Classe 1919, classe 1920, avevi in vinciai, vincitore. Durante la ritirata sono morti solo un 20-25 mila, gli altri 70 mila sono morti catturati nei campi di concentramento perché non avevano da mangiare, li morivano di colera, tifo, e quindi sono dispersi, non si sa assolutamente dove siano. Ascolta Paolo, allora c'è qualche traccia nella tua famiglia, esiste? Qualcosina. Sì, abbiamo queste fotografie. Queste foto. Mia nonna adesso è morta, quindi non ci si ricorda più. Quel po' che ci ha raccontato lo sappiamo. Il resto volevo appunto andare a riscoprirlo là, almeno vedere i posti. Chi devi ringraziare, Paolo? Oltre alle tue gambe, al tuo cuore
e alla tua testa. Ah, due o tre persone, così mi piace ricordare. Intanto l'amico Adriano, che è un amico rumeno che abita vicino a casa mia, e sono capitato a casa dei suoi in Romania, mi ha ospitato lì un pomeriggio e mi è piaciuto andare a trovare. Lui è un emigrante, è venuto in Italia a trovare lavoro e io ho fatto il percorso al contrario. E poi l'amico Pio De Anna, che è della sezione Ana di Travesio, è lui che mi ha aiutato in qualche modo, a qualche collegamento che mi serviva. Poi non so, per esempio la Marzia della Casa dello Studente mi ha prestato un film molto bello, non so se l'hai visto, Ogni cosa è illuminata. Stavo quasi per rinunciare al viaggio, poi questo film molto famoso anche, insomma, parla di un'esperienza analoga in Ucraina, mi ha ricaricato e sono partito. L'amico Giovanni che mi ha scritto, mi ha mandato documenti che mi servivano. Non fai un viaggio così da solo, perché hai tante persone a casa che ti spingono, ti telefonano, ti mandano. Quindi li ho portati un po' tutti con me. Grazie. Allora, siamo alla conclusione. Paolo Venti, docente di latino e greco, italiano, latino e greco, liceo classico, Giacomo Leopardi di Pordenone. Io ero lì fino a qualche anno fa, lui adesso è nel corso C. Approfitto per salutare i colleghi, gli alunni, insomma, i tuoi alunni. Paolo, di che studino, perché la maturità non è propriamente facile. Paolo Venti è partito il 4 luglio 2012, è tornato il 25 luglio. Di chi? Dal Friuli, con la bicicletta e le lati in Russia. L'abbiamo sentito attraverso la Romania e l'Ucraina. Paolo, 10 secondi, 15 secondi, l'essenza, te che sei un uomo di cultura classica, l'essenza del viaggio e della reminiscenza, del ricordo. Ma quando si arriva sui 50 anni, come purtroppo capita a me, come sta capitando a me, ti viene, non so perché, questo bisogno di andare a scavare all'indietro, come se andare avanti ormai fosse una cosa ineluttabile, come se per capire un po' di più di te ti toccasse andare a riscavare nella famiglia. Ecco, mi è venuta questa voglia qui. Forse il futuro, da un certo momento in poi, ce lo costruiamo col passato. Sono le origini, è il ritorno. E poi un'altra cosa, oggi Hermes stiamo bene, perché se penso a com'era 42-43, come hanno vissuto queste persone qui, dico, oggi stiamo bene. Grazie a Paolo Venti. Mandi fantastici, vi vedo una settimana che avrei. Mandi. Grazie. Mi mette un po' di musica, per cortesia? Non ho lo stereo. Mi canta lei qualcosa? Non so cantare. Me la fischia? La mia banca è differente. Banca di Credito Cooperativo, la banca che sa rispondere anche a te. Arredamenti Neziosi ti offre il meglio dei mobili al giusto prezzo. 4.000 metri quadri di proposte ti aspettano alla Mostra del Mobile di Polcenigo e a San Giorgio di Nogaro. I tuoi soldi sono preziosi. Affidati ad Arredamenti Neziosi. www.neziosi.com. Gastronomia, la Lampara, orto e mare, pesce, carne e verdure freschissime, tutto per asporto. Dagli antipasti ai primi, dai secondi ai contorni, tante prelibatezze e specialità, sempre a prezzi imbattibili. Non perdere il giovedì, la porchetta nostrana, e durante tutto l'anno affidati a noi per rinfreschi, cene con gli amici o in famiglia, approfittando dei nostri menu d'asporto a partire da 15 euro. La Lampara è a Pordenone, in via delle Grazie, proprio a fianco dell'Hotel Santin. 0434 24 73 70.